Permettetemi di dirvi innanzitutto che è molto bello intervistare tre donne, tutte insieme. Oh, grazie. Mi pare che poi alla fine le donne siano quelle che risolvono un po' la situazione in questo film. Da Lisistrata in poi, diciamo. Da chi? Da Lisistrata. E chi lei? È ripartita con le citazioni. Ah, Madonna. Perché non sembrerebbe... erano le donne per impedire la guerra. Lei è bionda e noi siamo more. Dovremmo essere un po' più acculturate noi due, però lei per ora, almeno a me, mi sta battendo. Non so, ne è bionda. No. Scusate, comunque come sempre le donne risolvono. Sì, però prima creano un po' di guai, esatto. Un po' di ostacoli, sì, e poi c'è alla stata fine... anche quella lì che abitava lì, Elena di Troia, effettivamente. Controsegui su questa strada. No, perché bisogna partire dall'antichità, perché insomma, tutto si ripete, io sì. E nella vita vera, quanto risolvete voi i problemi? Quanto siete quelle che risolvono le situazioni, i problemi, che pacificano, che smorzano le tensioni? Io li creo, quindi mi tiro fuori. No, io li risolvo. Io ho molto problem risolvere. Anche quelli che non mi riguardano, cerco. Poi cioè, non è una detto che ci riesco. Detto in un modo un po' più grezzo, sì. No, anche se a volte non riesco, cioè ci provo, se un'altra buona volontà è quella. No, a me piace invece fare, creare belle sinergie fra le persone. Rimango male se vedo qualcuno che non sta bene, cerco sempre di capire. Mi piace, come si dice, unire. Indipendentemente da tutto, cerco sempre di trovare il lato positivo per risolvere. Cioè, un set che andava a rotoli se non c'era Rosina. Esatto. Cioè, lei che ha fatto da collante, voglio dire, sia chiaro. La mattina si svegliava molto presto, sveglia alle 5:15, controlliamo i problemi di tutti. Esatto. Sì, e poi emanava energia positiva. mi interesserebbe sapere, e poi nella sceneggiatura c'era ogni personaggio ben scritto, con le sue battute, i suoi dialoghi. Ma trovare anche il giusto spazio quando ci sono due attori intorno a cui è costruita gran parte del film, o meglio una parte del film, com'è andata per voi? Sì, effettivamente non è semplice trovare una maniera innanzitutto di raccontare un personaggio con le sue varie sfaccettature, se poi comunque ci sono anche due personaggi e due personalità così forti può esserlo ancora di più. Detto questo però diventa estremamente più facile portare il proprio personaggio in scena anche solo, come dire, cogliendo le occasioni giuste di appunto questi due grandi attori per portare il proprio, no? Quindi intonandosi e ascoltando molto le ottime occasioni che ti danno queste persone. Sì, devo dire, per me è stato particolare perché, come ho già detto in conferenza stampa, non ho dormito la notte, perché io proprio da sceneggiatura ero quella che faceva la donna comica più delle altre, a parte il magnifico carattere che fa Susie Lowe nella Wedding Planner. E sono rimasta veramente colpita dall'eleganza, la generosità di questi due grandi attori e due grandi personalità che mi hanno permesso di esprimermi. Per me è stato veramente un regalo, e ho lavorato magnificamente, non mi hanno mai fatto sentire di meno, anzi hanno cercato, no, tu, no, di esaltarci ognuna in, devo dire, due grandi attori, ma anche due grandi signori. Sì. Devo dire, ottimo. Il personaggio di questa moglie così per bene, così, però che poi comunque riesce a diventare un'amica di una donna così diversa, lei, no, mi ha molto tutto il film, no? Lei è sempre ubriaco. Mi ha molto incuriosito. Perché, insomma, nasconde delle cose, ma ha un suo mistero il personaggio, ecco. Cosa c'è? Ti sei chiesta cosa c'è nel passato di questa perché donna? Perché bevi, esatto. Il suo passato. Per poter andare avanti serena. Hai immaginato una sua backstory, ecco, come si dice? Io me la sono immaginata, soprattutto sono partita da una serie di cose che avevo chiare, magari da una cosa che avevo chiara, e mano a mano poi si arrivano le altre. Il fatto che non volevo, era molto sottile, non volevo che diventasse un personaggio antipatico. Perché uno può essere uno rigido, snob, come in realtà in origine era, però avere quelle sfumature che ti fa tenerezza lo snobismo, perché diventa un proteggere una fragilità. Sì, ho pensato che siccome veniva da una famiglia ricca, aveva una fragilità che non doveva dimostrare, e quindi teneva la snobberia era per mantenere una distanza di sicurezza. Poi io l'ho voluta un po', come si dice,
rendere più leggera e più simpatica con dei piccoli tic, che poi non so se si vedono tutti nel film piuttosto che no, proprio perché non volevo che fosse solamente antipatica, perché insomma poi se devo fare antipatica la faccio uguale, mi viene benissimo, nella vita di tutti i giorni dicono che quando voglio sono una grande antipatica, no, se voglio sì, però voglio dire in questo caso a me piaceva proprio invece che fosse un personaggio positivo nonostante le sue rigidità.